tutti amici e benvenuti nel canale. È mattina, è presto e mi sono svegliato un pochettino prima per andare al lavoro stamattina perché di fuori stanno a smantellare la strada, hanno fatto un casino e quindi niente, eccoci qua. E colazione delle 6, 6, 5. Sto un po' in ansietta, dico la verità, però alla fine sono contento perché io vengo da posti di lavoro dove il lavoro è complicato, tanta responsabilità, tante accortezze, cioè lavoravamo, dove lavoravo l'ultima volta, i micron praticamente, i millesimi di millimetro, invece lì completamente un altro lavoro tutto diverso e quindi sta cosa mi tranquillizza un po' per il fatto che non è che la complessità del lavoro insomma non è così alta, è un lavoro semplice e quindi mi alleggerisco un po', niente, ho l'ansietta che poi dopo calmo con questa cosa qua, speriamo, io ogni volta ce la metto tutta, raga, speriamo che sia una cosa che dura nel tempo, non voglio fare tanta confusione perché è presto presto e speriamo che una cosa che duri nel tempo, me lo auguro. Vediamo, vediamo, raga. Tanta speranza, sistema un po' di cose, cioè ci serve, il lavoro è importante nella vita. Poi ci sarà tempo per diventare youtuber, che vedremo di pazienza. Tanto già siamo youtuber, io e Sami Sami, nel nostro piccolo. Magari diventeremo youtuber nel nostro grande, chi lo sa. Vabbè, io sempre positivo, raga, e affronto sta giornata qui sempre col sorriso. E noi ci vediamo più tardi, ok? Vi mando un bacione, raga. Io ve penso. Pensatemi pure a me, eh. Mi raccomando. Ciao. Andiamo, cucciola. Ciao, ti amo tanto tanto. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Sono le 9:30 di mattina e io già sono qui ai fornelli, cioè già sto preparando il pranzo. Questo non perché io sia una matta che alle 9:30 di mattina gli piace l'odore del soffritto barra sugo, ma diciamo che la mattina è il momento in cui Sofia ti permette di fare qualsiasi cosa, perché se la dorme tutta quanta. E questo non perché la notte ce la fa passare in bianco, eh. Oltre a quei pochi episodi dove ci ha fatto fare nottata, posso dire che è una bambina veramente molto tranquilla, si è tranquillizzata. Ci sono notti dove è un po' più vispa perché magari ha dormito più il pomeriggio e altri invece dove l'appoggi e si addormenta. Ecco, questa è una cosa fondamentale dove non voglio dargli assolutamente il vizio e questa cosa mi piace, cioè Sofia la metti giù e si addormenta sola, non voglio dargli il vizio che la devo cullare o che devo stare lì a dargli le pacche sul culo o che la devo dondolare in braccio a me per poi poggiarla. No, quando è il momento di dormire lei lo sa ormai, perché in quella stanza si crea tutta un'atmosfera tra le lucine, luce soffusa, la musichetta sottofondo, tutti i rumori bianchi, si mette lì, chiacchiera un pochettino e si addormenta. Io proprio il massimo che posso fare, se è leggermente agitata, è mettergli la manina sul pancino per fargli sentire che sono lì, ma del resto, raga, si addormenta da sola. E come dicevo, la mattina mi lascia respirare, però quando poi si sveglia ti dà da fare, nel senso che vuole stare con te, cambio pannolino, poi adesso la devo allattare, perciò adesso mi faccio il pranzo prima, così me lo ritrovo già fatto. Sto facendo la pasta e fagioli, visto che Giordano non è tanto innamorato, e in più gli ci metto il riso, perché gli piace tantissimo, così bella rappresa, perché ha soltanto un'ora di pausa. Io gli faccio trovare già il piatto pronto a tavolino, è tutta una questione di comodità mia. Così una volta che, anche se lei è in braccio, a mettere giù il riso con una sola mano la si può anche fare, perché tante volte non riesco nemmeno a fare il pranzo perché magari capita la poppata proprio nell'ora clou proprio che devi preparare il pranzo. Siccome non me lo posso permettere con il fatto che ha solo un'ora e deve trovare il pasto pronto, lo faccio prima. E nulla, io continuo a godermi questa mattinata in silenzio, raga, bello, c'è la pace. Lei è sempre qui, presente, monitorata. Guardate quanto dorme storta. È un amore, raga. Ieri ha fatto 3 mesi. Amore di mamma, raga. Quanto è carina. Quanto vorrei che il tempo si fermasse e non crescesse. Vi giuro, adoro questa età. Anche dopo, anche 8-9 mesi dove ci puoi interagire ancora di più, dove
ti porge le braccine perché vuole essere presa in braccio, che ti guarda con quegli occhioni. Innamorata io, raga, innamorata. Cioè, se ci penso mi viene da piangere, che questi sono momenti irripetibili, nel senso che quello che fa adesso magari non lo farà dopo, però dopo farà cose che adesso non fa. A meno che tu poi non ne faccia un altro, non lo so. Però mi mancheranno tanto tutti questi momenti da piccolina. Cioè, già sento la nostalgia di questa cosa. Io qui faccio andare il sugo. Mi vado un pochetto a rilassare davanti al PC. Ci vediamo dopo con Giordano per farci dire le piccole cose. Io l'ho sentito a malapena che mi ha detto l'orario, nel senso che stacca a mezzogiorno, che io ho detto fammi sapere se stacchi all'una o stacchi a mezzogiorno, che così ti faccio trovare tutto pronto. E mi ha detto no, stacca a mezzogiorno e poi dopo stacca alle 4. E niente, ci vediamo direttamente dopo a pranzo, così da Giordano ci facciamo dire com'è andata, che ne pensa e tutto il resto. Allora, noi siamo qui a aspettare papà che arrivi. Sono le 4 e 8, sicuramente ha staccato il tempo di venire a casa, ma a minuti. Salute mamma! E noi siamo qui a giocare. Tieni, tieni. Adora questa pallina, ma ne ero convinta che gli piacesse, perché l'afferra per bene. Eccola qua. Ogni tanto la lancia, se la mette in bocca, un po' di tutto. Ti piace mamma? Mi piace, sono contenta. Questi giochini qua non se li fila. Sarà che ancora è piccolina, poi cioè non è che li prende in mano e ci gioca. Con questa sì, tanto. Tra l'altro, questa mattina sono venuti anche i miei nonni, cioè i bisnonni di Sofia, e gli hanno portato il secondo Minions. La prima volta gli hanno portato lui. La seconda, questo qua, veramente molto carini, simpaticissimi questi pupazzetti. Mi dispiace che tutte le volte che sono venuti di mattina e hanno trovato Sofia a dormire, ovviamente l'hanno lasciata dormire, e mi dispiace perché non l'hanno potuta, diciamo, coccolare. Ma la prossima volta mio nonno verrà di pomeriggio, perché di pomeriggio è bella vispa. Eccola qui, guardate come ride. Chi sei a ride? Te la passi della luce? Ok, la leviamo. Ma chi sei a ride, mamma? Eh? Come arriva papà tuo? Arriva papà. Sì, arriva papà tuo, amore. Eccolo, arriva. E ci facciamo dire tutto quanto, che se noi siamo curiosi. Ed ecco Giordano, ho sentito il portone. Aspettiamo, ecco papà, amore. Eccolo papà. Quanto ci vuole a salire? Quanto gli ci vuole, amore? Sì, tanto gli ci vuole. Eccolo. Eccolo, papà. Eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo so. Eccolo. Ciao, raga. Che diciamo? Ciao, Così, patatina. a caldo, amore. Tante ore a piedi. Tante ore a piedi. Sono stancanti, ma. Cioè, sempre fermo così, capito? Fa così. Però va bene, se può fare, dai. Domani attacca ai 6. E stacca ai 4. Un'ora di straordinario. Io aspetto da te per fare merendina. Dai, namo. Andiamo? Namo, namo. Vatta a lavare le manine, che prendi anche tua figlia, che non Sì, vede l'ora di essere presa devo dal cambiarmi, suo papà, che la mamma non ce la fa più. Sofia! bella. Raga, guardate quanto è bella, l'ho messa come schermo. Mamma mia! La pucciosità! Io ti amo! Ti amo! Ti amo! Amo te! E poi sblocchiamo il telefonino. Eccoci qua! Eccoci qua, eccoci qua. Non c'è sta manco una schermata vuota. Ti amo in tutti gli schermi. E ti amo. Oh, allora, eccoci qui in cucina, amici. Scusate il déshabillé, ma se mi sono appena docciato, sto per preparare la cena, ma prima, siccome odio preparare la cena con la fame che mi escono fuori gli occhi dalle orbite, un bel crostino toscano. Vabbè. Allora, un po'. Allora,
Siccome l'altra volta abbiamo fatto la pizza, ci siamo trovati bene, era buonissima. E non vi avevo detto quali erano le marche dei vari ingredienti. Ho utilizzato questa sempre perché questa qui è davvero buona. Vi la consiglio se volete fare una pizza in 10 minuti. Poi, molto importante, questa mozzarella qui della Ferrari. Devo dire che c'è un sapore eccellente e la pizza risulta proprio sapere di pizza. Poi una salsa qualsiasi, utilizzo questa qui Conad. Vabbè, ora vi faccio vedere come la faccio. Però prima vi volevo lasciare a questa clip che ho fatto ieri. Questa. Aspetti un attimo, mi scusi un attimo, aspetti, mi dica. No, niente, diciamo così, con calma, quando vuole, quando si trova al Gemelli può venire a ritirarlo, però diciamo, insomma, non vedo i caratteri di urgenza, insomma. Quindi, Non so se ha capito il messaggio subliminale. sì, il messaggio subliminale è Quindi io negativo. direi di stare abbastanza tranquilli. Ok, sono contento. Ok? Appena mi capita verrò a Anche Gemelli a io. prendere referto. Pensavo ci volessero 15 Anche io. giorni, invece vedo con piacere. Di solito noi diciamo 15 giorni perché a volte poi quando i risultati vengono positivi generalmente ci vuole più tempo perché fanno delle analisi genetiche e via discorrendo. Invece Invece quando le analisi enzimatiche sono già negative, no, cioè vuol dire normali, a quel punto loro si stoppano lì e mettono il referto e buonanotte al secchio. va bene, la ringrazio dottore, è stato D'accordo? A gentilissimo. lei, arrivederci, Buona arrivederci. giornata. Allora, amici, quale regalo più grande potevo fare a Sofia se non questo? Perché ovviamente se fosse stato positivo, a quel punto voleva dire che anche mia figlia aveva questa malattia. Invece, fortunatamente, da quello che avete capito, il dottore è stato molto preciso, insomma, si è capito che l'esito è negativo e quindi non ce l'ho questa malattia, automaticamente non ce l'ha nemmeno Sofia. Quindi, questa giornata che sembrava no sense, invece, c'ha un senso molto, ma molto più importante e bello. Sono contento, sono proprio contento. E intanto mi trovo qui, già ho preso la telecamera in mano, stavo quasi per registrare che ho preso i pasticcini. Andiamo a fare il piccolo festeggiamento, ancora più felici. Oh, allora, avete capito che è successo? Allora, sta cosa era importante, ve la volevo dire, però, siccome che ci sono state solo belle notizie quel giorno lì, cioè ieri, il giorno del compleanno, del complemese di Sofia, non volevo che il complemese e la buona notizia del lavoro andasse in secondo piano, e allora ho detto subito quello lì. Però effettivamente c'è questa cosa ancora più importante, che non ho la Fabri e quindi di conseguenza non è la Fabri nemmeno la piccolina Sofia, l'amore di casa di tutti quanti, e quindi regà, siamo sani, capito? E non c'è cosa più bella, non c'è regalo più bello che potevo fare per Sofia. Siamo tutti contenti, io sono stato felicissimo ancora di più, anche perché qualcuno di voi, adesso non ricordo il nome, regà, scusatemi perché sono successe 100.000 cose, io poi per i nomi mi scordo tutto. Mi ha detto di essere positivo e io sono stato positivo e sono successe cose positive e quindi voglio affrontare la vita con più positività. Come diceva anche mia suocera, positività, positività. E quindi andiamo a preparare questa pizza con allegria e positività. Yeee! Andiamo! Ma prima un altro crostino. Allora, ho avuto la malsana idea di tagliarla in due, regà, è stato un disastro. A momenti la buttavo tutta, fortuna che sono riuscito a mettere un'altra carta da forno, a girarle e allungarle queste due linguette. E questo è il risultato. Adesso vado a mettere l'olio sopra, metto un pizzico di sale, origano, e poi comincio a mettere la salsa e metto nel forno a 200 gradi, 180-200 gradi, per circa 10 minuti. Poi quando vedo che si sta a cominciare a brustolire, che carina, mozzarella e stop. Su una ne metterò un po' di meno di mozzarella, così poi ci metteremo maionese e insalata. Vabbè, poi la faccio vedere finita, tanto non è che sto a far vedere la ricetta qua, raga, era giusto per farvi vedere qualcosa, quello che si stava mangiando. A dopo. Ma prima altro crostino.
Gnamme de. Allora, amici, qui la pizza è pronta. Andiamo ad estrapolare e a mettere tra un pochettino la maionese e l'insalata. Eccola qua, già pronta e possiamo pappare. Wow! Allora, per i più attenti, perché ho fatto quello spezzamento di pizza affinché ci siano ogni pezzo un angolo, un cornicione, Sì, è ragazzi, perché noi vero. siamo avanti del cornicione. Addirittura su questo pezzo due. Ah, buon appetito, Buon amore. appetito, tesoro.